Bentrovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di ARPAL. Un fronte atlantico fa il suo ingresso nel Mediterraneo, interessando fino alla prima parte di domani martedì la Liguria con la sua parte meno attiva. Successivo ingresso di correnti più secche con schiarite soprattutto lungo la costa nella giornata di mercoledì. Il dettaglio, oggi lunedì 28 novembre, cielo molto nuvoloso coperto con locali e deboli piogge più probabili sui versanti padani di centro-ponente. Venti settentrionali moderati, localmente forti tra Savonese e Genovese, mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature massime in calo lungo la costa tra 11 e 14 gradi, nelle zone interne tra 7 e 13 gradi. Domani, martedì 29 novembre, al mattino molto nuvoloso coperto con locali e sporadiche piogge sulle zone interne di centro-ponente. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà a diradarsi a partire dagli estremi regionali con locali schiarite. Venti forti settentrionali con raffiche fino a 60-70 km orari sulle coste centrali e i rilievi. Mare mosso a ponente sui capi esposti, stirato sotto costa altrove. Temperature minime in lieve calo lungo la costa tra 7 e 10 gradi nelle zone interne tra 0 e 3 gradi. Massime anch'esse in lieve calo lungo la costa tra 10 e 12 gradi nelle zone interne tra 5 e 11 gradi. Dopodomani, mercoledì 30 novembre, schiarite anche ampie interesseranno l'arco costiero, nuvolosità irregolare nelle zone interne. Venti forti settentrionali in attenuazione fino a moderati, mare mosso a ponente sui capi esposti, stirato sotto costa altrove. Temperature minime in lieve calo lungo la costa tra 5 e 10 gradi nelle zone interne tra 0 e 3 gradi, massime in leggero aumento lungo la costa intorno a 12-13 gradi nelle zone interne tra 7 e 12 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal, sul profilo Instagram dell'agenzia. Ricordate di scaricare l'app Meteo 3R, disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!